Il derby del Savini termina in parità con una rete per tempo, ma è un segno X che lascia tanta rabbia al notaresco, sia per le occasioni mancate, ma anche per una direzione di gara parecchio contestata. Sotto accusa infatti le decisioni del fischietto Torreggiani di Civitavecchia per la condotta in generale ed in particolar modo per episodio di inizio ripresa che ha permesso alla Vastese di raggiungere il pareggio. Decisioni arbitrali a parte, i rossoblù hanno pagato la mancanza di cinismo e un ritmo basso che ha favorito la compattezza degli aragonesi, che al quarto impegno nello spazio di pochi giorni portano a 3 il conto dei risultati positivi e proseguono la risalita in classifica. Mister Epifani cambia lo schieramento tradizionale per via delle assenze degli infortunati Colombatti e Lattarulo e dello squalificato Marchionni. 4-2-3-1 con esordio da titolare di Palumbo, Gallo e Simoncini in difesa e Cancelli sulla corsia di sinistra. D'Adderri, orfano degli infortunati Martiniello e Sorgente, manda in panchina Obodo. Nell'undici iniziale trova posto Diarra, uno degli ultimi arrivati dal mercato. Match subito vivace, dal secondo Frulla impegna subito Di Rienzo, il numero uno ospite si distende alla sua destra e sventa la minaccia. Le due squadre si affrontano a viso aperto, i rossoblù commettono qualche leggerezza in difesa, ma per buona parte, eccezion fatta per alcuni tentativi velleitari, i due portieri non devono praticamente intervenire. Si arriva alla mezz'ora quando è pericolosa la Vastese con un tentativo di Bernardi, attenta la difesa del notaresco che libera l'area di rigore. Due giri di lancette più tardi è davvero propizia l'occasione per i padroni di casa. Contrasto vincente di Frulla che si invola verso l'area di rigore a tu per tu con Di Rienzo. Il tiro è svirgolato e finisce sul fondo con il numero 8 che si mette le mani sui capelli. È un momento della partita particolarmente favorevole al notaresco. Al 39esimo anche Dos Santos vince il duello con il diretto marcatore, ma l'azione sfuma. Epilogo diverso al 41esimo, quando il punteros Carioca vince ancora il contrasto con Di Filippo e scaglia un tiro che sorprende Di Rienzo. Squadra del presidente Di Giovanni in vantaggio, classico gol dell'ex per Dos Santos, il quinto in stagione. Prima del riposo c'è tempo per la reazione della Vastese con la sassata di Diarra che impegna Sciba. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà passiamo al secondo tempo. Due i cambi operati da D'Adderrio, fuori Bernardi e Solimeno, dentro Mamona e Lenoci, e proprio a seguito di uno scambio tra i due ecco l'episodio incriminato. Corre il minuto 6 quando tra il pressimo Torreggiani di Civitavecchia e il primo assistente, sempre della stessa sezione, Gokluk, non si accorgono che il fallo presunto tale di Simoncini ai danni proprio di Lenoci avvenga fuori area. Proteste ma decisione irremovibile, così dagli 11 metri trasforma Martinez. Torna la parità nel derby 1-1. Grande nervosismo inevitabile in casa notaresco che al 23esimo prova a riaffacciarsi dalle parti di Di Rienzo. Bella intuizione di Banegas per Palumbo che ha una ghiotta occasione, tiro debole e parato. Sul fronte opposto brividi al contrario quando al 27esimo sugli sviluppi di una punizione il colpo di testa di Di Filippo colpisce la traversa. Il ritmo è basso e spezzettato. Minuto 35, palla gol per gli ospiti con Sciba che in uscita bassa sbroglia la minaccia dopo un'iniziativa pericolosa del bravo Martinez. Il finale è tutto del notaresco che sfrutta i centimetri di Cesario, neo entrato. Al 36esimo sponda di Dos Santos per il numero 90, Diallo in disperato recupero salva tutto. Neanche un minuto più tardi la sponda di Speranza favorisce Dos Santos. Il tentativo dell'attaccante di casa viene neutralizzato da un'uscita tempestiva di Di Rienzo. L'ultima emozione in pieno recupero al 48esimo quando ancora Banegas fornisce un assist di grande fattura a Cesario. Il diagonale del giocatore Vastese Doc finisce la sua corsa sul fondo. Occasione questa che fa salire ancora di più la rabbia in casa del notaresco che contrasta con la soddisfazione in casa aragonese per un risultato prezioso. Mister, da che vogliamo partire? Dal primo tempo chiuso avanti 1-0 con vantaggio meritato per via le occasioni create e non sfruttate oppure dall'episodio del secondo tempo che poi ha cambiato il corso del match? Ma oggi è successo tutto e di più. Siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Parlo in tutto l'arco della partita, quando arrivi 4 volte davanti al portiere poi sbagli e purtroppo ti cade addosso. E poi c'è stato di nuovo un ennesimo episodio arbitrale che lascia l'amaro in bocca perché il calcio di rigore era nettamente fuori area. Ma non mi soffermerei solo su quello, ma sul fallo laterale che c'è stato il calcio di rigore, la palla era fuori nettamente di mezzo metro, non di 20 centimetri, di mezzo metro. Mi dispiace perché dobbiamo ogni domenica commentare un episodio arbitrale,
e questo ci dispiace, perché poi la partita si era incanalata come volevamo noi, sapevamo che loro stanno facendo bene, sapevamo che venivano qua a sporcare la partita, e questa è la cosa che ci dispiace di più. Va in vantaggio, dopo pochissimo che riprendi il secondo tempo ti danno un rigore del genere, ti dispiace, però nonostante tutto poi abbiamo avuto altre occasioni clamorose, però se non fai gol purtroppo porti a casa un punto che ci dispiace oggi, perché secondo me meritavamo portare a casa 3 punti. Mister, è arrivato un altro risultato positivo nelle ultime 4 gare, 3 risultati positivi vi permettono di risalire in classifica. Ma risalire, insomma, devi vincere per risalire. Stiamo ancora costruendo qualcosa, certamente pareggiare qui è un risultato importante. A conseguenza di 4 partite fatte in 14 giorni, più o meno sempre gli stessi, ho dovuto badare un po' a dare qualche riposo, e avendo giocato con le prime 3 della classifica. Non abbiamo fatto poco, però non abbiamo fatto neanche tantissimo. C'è stato un episodio oggi che ha fatto scatenare un po' le proteste da parte della squadra di casa, quello del 6° minuto della ripresa che vi ha permesso di pareggiare con il calcio di rigore. Le immagini anche dicono che il fallo sia avvenuto fuori area. Dalla sua postazione cosa può dirci? Io non l'ho vista, abbiamo preso un rigore che ci ha dato l'arbitro e siamo stati bravi a realizzarlo. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, adesso domenica un'altra gara importante. Con un'altra prima in classifica, non so che cosa ha fatto, oggi non giocava, però comunque è una squadra importante che io ho allenato, una società importante, storica, lì ai Castelli Romani, con un presidente che investe tanti soldi e con una qualità di giocatori molto elevata, e anche con un direttore sportivo che capisce di calcio.